Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro TG6. Dopo un lungo lavoro si conclude l'iter amministrativo da parte di Regione Abruzzo per completare la bonifica di vecchie discariche in procedura di infrazione. A disposizione ci sono circa 12 milioni di euro il servizio di Ludovica Pelliccioni. Vediamo. Esordisce così il sottosegretario d'Abruzzo Mario Mazzocca a commento della conclusione dell'iter amministrativo relativo al finanziamento delle discariche pubbliche dismesse interessate da una procedura di infrazione aperta dall'Unione Europea nel lontano 2011 e a siti di discariche pubbliche dismesse da bonificare. Abbiamo finanziato con 12 milioni del nostro master plan la messa in sicurezza di 11 ex discariche comunali, fra cui anche delle situazioni, come dire, che denotavano una certa preoccupazione, come la discarica della Torre di Teramo, ma anche come la discarica di Guardia Grele, come la discarica di Farafiglio Rumpetri. Erano tutti pezzi di territorio che erano assoggettati anche a problematicità legate al dissesto geologico. Abbiamo posto le basi per ulteriormente finanziare ulteriori 13 discariche comunali, posti in priorità 3 di entità minore, sia dal punto di vista dimensionale che della criticità che denotano, e quindi fin da gennaio, con la determinazione delle prime economie del master plan, conteremo di finanziare anche quelle. Complessivamente, nel corso di questi 4 anni, per uscire da queste due procedure di infrazione, abbiamo investito qualcosa di 48 milioni di euro. In Abruzzo non si era mai visto. Tale azione consentirà all'Abruzzo di chiudere il cerchio e superare così le relative milionarie sanzioni comunitarie. La squadra mobile ha arrestato un 52enne aquilano per droga e ricettazione. Aveva un motorino rubato, in casa trovata anche una bomba da fucile e sono dovuti intervenire gli artificieri di Pescara. Vediamo. La polizia dell'Aquila ha arrestato un aquilano per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato denunciato anche per ricettazione. Si tratta di un aquilano arrestato dalla squadra mobile, un 52enne. I reati sono detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e anche ricettazione per un ciclomotore rubato. L'uomo infatti è stato sorpreso dalla polizia alla guida di un motorino risultato rubato a Pescara ed è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish divisa in dosi nascoste all'interno di una borsa. Lo stupefacente rinvenuto e gli specifici precedenti penali hanno indotto la squadra mobile ad estendere il controllo al domicilio dell'uomo, dove è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione usato per la preparazione delle singole dosi. Attraverso la collaborazione della polizia scientifica, poi, in un magazzino, nella disponibilità dell'uomo, è stata anche ritrovata una bomba da fucile che ha reso necessario l'intervento del gruppo artificieri della Polizia di Stato arrivato da Pescara. L'ordigno, inerte, è stato rimosso dall'abitazione. L'arrestato, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto, è stato sottoposto all'obbligo di firma sino alla successiva udienza direttissima che ci sarà il 28 novembre. Ancora cronaca, scoperto dai finanzieri della compagnia di Pescara un deposito di grif contraffatte. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara, sulla scorta di una pregressa attività investigativa, sono riusciti ad intercettare un cittadino senegalese nel centro cittadino con alcuni borsoni in cui c'erano dei giubbotti recanti marchi contraffatti. Successivamente, nel corso della perquisizione domiciliare presso la sua abitazione e in quella di un altro cittadino senegalese nella zona di San Donato, i finanzieri hanno recuperato altra merce contraffatta, ma soprattutto materiali e macchinari per il confezionamento dei capi illeciti. Complessivamente sono stati sequestrati circa 2.000 fra capi di abbigliamento e borse contraffatte ed etichette di note grif nazionali ed internazionali, oltre a macchinari per il loro confezionamento. La merce immessa sul mercato avrebbe reso oltre 20.000 euro. I due senegalesi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i reati di contraffazione e per il reato di ricettazione. Regione Abruzzo ha presentato i dettagli del nuovo bando del microcredito in Abruzzo, due le misure predisposte per rispondere alle esigenze delle microimprese, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Vediamo.
È stato presentato questa mattina a Pescara il nuovo bando sul microcredito Abruzzo, predisposte due diverse azioni per rispondere ad esigenze differenti. Prima modalità, le persone che vogliono dare vita a una nuova attività e che prendono una certa quota di risorse tra i 5 e i 25 mila euro, grosso modo i 30 mila euro diciamo, che gli vengono erogate tutte subito, senza garanzia. E poi debbono restituire in 68 mesi e i primi 8 di preammortamento, cioè incominciando a restituire al nono mese. È un'opportunità molto importante, ci sono 9 milioni di euro al servizio di questa attività e noi ci aspettiamo, come è già successo nella prima tranche, che alcune migliaia di persone ne usufruiranno e così potranno dare vita a una propria attività. Poi c'è un altro tranche, quella di 6 milioni, questa tranche si rivolge a quelle persone che già hanno soffrito della prima fase del microcredito e che a questo punto, quindi avendo restituito i soldi e quindi presumibilmente avendo dato vita a un'attività che consiste, no? Che esiste, vogliono sviluppare questa attività, la vogliono potenziare. In questo caso noi permettiamo che il 75% avvenga così, cioè con questi, diciamo, con questo prestito agevolato da restituire. C'è un 25% che va a fondo perduto, però per accedere al fondo perduto, cioè avere denaro che non deve restituire, ci vogliono due condizioni. Uno, avere una fideiussione naturalmente, e l'altra, assumere o stabilizzare un lavoratore dipendente. Dunque, i tempi di erogazione sono all'inizio, cioè non si fa, non devi tu rendicontare e poi avere i soldi. I soldi quando sei ammesso, e l'ammissione, naturalmente deve stare nei requisiti di ammissibilità, sono molto semplici, se avviene tutto per PEC certificata, i bandi usciranno, cioè l'avviso verrà pubblicato martedì prossimo e i bandi, ci sarà una fase di animazione in cui Abruzzo Sviluppo, che ringrazio molto per aver gestito bene questa operazione, farà varie assemblee nel territorio in modo che tutti possano conoscere. C'è un numero verde presso Abruzzo Sviluppo operativo in cui si può, diciamo, acquisire le informazioni necessarie e poi queste stesse persone potranno semplicemente con PEC certificata fare la richiesta, ammesse e erogato il finanziamento, tutto subito. Anche a Teramo, come nel resto dell'Italia, si scenderà in piazza per protestare contro il decreto Pillon sulle nuove norme in materia di separazione, divorzio e affido dei minori. Alle 17.30 di domani, in Piazza Martiri, si terrà un flash mob al quale hanno già aderito oltre 10 associazioni. Tania Bonnici Castelli. L'Italia si mobilita contro il decreto Pillon con un flash mob collettivo in ogni città. A Teramo scenderanno in piazza più di 10 associazioni per dire no alla controriforma del senatore leghista Simone Pillon, che propone di stravolgere le norme in materia di separazione, divorzio e affido condiviso dei minori. Un ritorno al passato che andrebbe a penalizzare la parte più debole del nucleo familiare, che lo si voglia o no, è quasi sempre la donna. Le regole che cercano di imporre sono regole che partono dal diritto dei genitori, adesso al di là degli uomini e delle donne, di solito le donne sono quelle più deboli economicamente perché sono penalizzate nella società, nel mondo del lavoro, sulla retribuzione e su tanti altri aspetti, e sono anche quelle che nella famiglia devono investire di più e quindi hanno meno opportunità di fare carriera. Invece adesso si impongono delle regole, si cerca di imporre delle regole che prevedono per esempio l'obbligo della mediazione familiare. Tra l'altro Pillon è un mediatore familiare, quindi diciamo come passaggio obbligatorio che è a carico delle coppie che vogliono divorziare, e in più si impone una visione nella separazione in cui sono protagonisti i genitori e non i figli. Quindi per i ragazzi si pensa alla divisione equa dei tempi nelle famiglie, alla divisione equa anche nelle residenze, per cui questi ragazzi dovrebbero avere due residenze, cioè oggi avere dei figli vuol dire mandarli a scuola e non sempre diciamo, sono tutti nello stesso comune, quindi non si privilegia l'equilibrio del bambino, del ragazzo, ma si privilegia la salvaguardia dei genitori dal punto di vista economico e della contesa, penalizzando quelli più deboli.
Si è svolto questa mattina a Pescara il primo congresso regionale della SLC CGIL Abruzzo Molise allo scopo di dare risposte ai bisogni delle persone partendo dal lavoro che c'è e da quello che ancora manca. Un incontro, quello di oggi, per discutere del futuro del lavoratore e della comunicazione. E qui stiamo facendo il congresso, il primo congresso dell'SLC Abruzzo e Molise. Mettiamo insieme per la prima volta i rappresentanti della comunicazione dell'Abruzzo e del Molise per fare sinergia e cercare in qualche modo di rappresentare al meglio le persone, i lavoratori. Oggi una platea di circa 100 persone, sono tutti lavoratori oltre che delegati dai loro posti di lavoro. Cerchiamo di riflettere su quelli che sono i problemi che oggi attraversano le nostre aziende, partendo appunto dai temi di carattere generale, quindi lo sviluppo, la democrazia, quelli che sono il tema più in generale dell'Europa, l'Europa che vogliamo, fino ad arrivare poi ai nostri quotidiano, al nostro quotidiano e quindi a come facciamo a gestire i processi di profonda trasformazione tecnologica e digitale che stanno stravolgendo la nostra vita e il nostro lavoro, come guidiamo la tecnologia, come in qualche modo contrattiamo la digitalizzazione. Quali sono le principali criticità rilevate? Tra le criticità purtroppo ne abbiamo tante, anche e soprattutto a livello territoriale. Noi abbiamo diverse vertenze aperte a livello territoriale, parliamo soprattutto quella dei call center che noi rappresentiamo all'interno della nostra categoria, che consideriamo la categoria più esposta alla delocalizzazione e ai ricatti occupazionali legati soprattutto al cosiddetto dumping contrattuale, cioè contratti diversi che in qualche modo poi scaricano le negatività sulle persone, quindi sulle loro condizioni di vita. Abbiamo diverse vertenze aperte soprattutto nell'Aquilano, dove abbiamo la più alta concentrazione dei contatti call center, ma abbiamo sicuramente anche altri problemi nel mondo dell'industria, nel mondo delle TLC e anche nell'azienda Poste, dove nonostante abbiamo firmato accordi importanti che tendono a salvaguardare l'occupazione, soprattutto nel recapito, oggi noi vediamo praticamente una diversa applicazione sui territori rispetto a quelli che erano gli impegni presi a livello nazionale. Via Verde, lavori in corso a Fossa Cesia, dove la ditta Di Persio sta realizzando anche un teatro del mare all'aperto. In alcuni tratti la pista sarà realizzata in cemento invece che in asfalto. Via Verde costa dei trabocchi che prende forma e che in alcuni tratti è già evidente e che a primavera potrà parzialmente accogliere i primi fruitori. Posati cordoli, raccordi per la raccolta delle acque e le piazzole di sosta, si avvicina anche alla soluzione sul rivestimento della pista ciclopedonale, previsto prima in asfalto ma successivamente pensato in cemento a causa della vegetazione, soprattutto canne, che potrebbe rifiorire danneggiandolo. Ebbene, si è pensato in una riunione tra progettisti, responsabili dell'opera, rappresentanti delle ditte che si sono aggiudicate l'appalto, di dotare la Via Verde di cemento nei tratti più a rischio, di asfalto invece in quelli che non dovrebbero riservare particolari problemi. Il cemento caratterizzerà anche i segmenti di costa più a rischio erosione, evitando i sifonamenti del terreno perché più robusto. Sarà dunque un corridoio verde misto tra asfalto e cemento, con la soprintendenza che dovrà dare l'ultima parola. Intanto si lavora con numerose novità. A Fossa Cesia Marina, per esempio, la Di Persio, nell'ambito dei miglioramenti proposti, sta completando i gradoni di un teatro del mare che potrebbe ospitare circa 300 persone per eventi culturali e spettacoli a pochi metri dalla battigia e al confine proprio con la pista ciclabile. L'esercitazione di protezione civile dell'esercito Vardirex, fatta con l'Associazione Nazionale Alpini, raccontata dai bambini di una scuola elementare che saranno premiati. Il nono reggimento apre sempre di più alla città. Vediamo. L'operazione di protezione civile Vardirex di Esercito Eana, raccontata attraverso gli occhi dei bambini che hanno assistito all'esercitazione. Il nonno Alpini esce così dalla caserma ed entra a scuola. Bellissimi gli elaborati prodotti dai piccoli scolari della scuola elementare Buccio di Ranallo di Coppito, che verranno premiati in un evento organizzato lunedì 12 novembre con inizio alle 18 nell'auditorium del Parco del Castello. Attraverso la loro fantasia e la loro libera interpretazione hanno riprodotto momenti dell'esercitazione, elicotteri, salvataggi oppure mezzi del battaglione Vicenza. Un'esperienza bella e significativa per i bambini che hanno potuto toccare con mano le varie attività quotidiane del reggimento e delle varie componenti di protezione civile che hanno preso parte a Vardirex. La serata al castello sarà aperta dall'esibizione del coro della Portella diretto dal maestro Vincenzo Vivio. Ci saranno canti della tradizione alpina e della Grande Guerra. Sarà un bel evento aperto alla città.
I bambini poi, come si diceva, saranno premiati. Sono stati loro stessi in effetti protagonisti dell'esercitazione, con un esempio di evacuazione della scuola in caso di sisma. A ciascuna delle classi vincitrici sarà consegnato un vocabolario come premio offerto dalla Treccani. Un evento che rinsalderà ancor di più la collaborazione tra il 9° Reggimento e la città. Questo prima del cambio di comandante. Il 13 infatti ci sarà la cerimonia del cambio. Al 9° Reggimento andrà il colonnello Sandri. Marco Iovinelli, dopo anni intensi, lascerà per avere un altro prestigioso incarico al CME. Ovviamente si trattava della città dell'Aquila. I mercatini natalizi dell'8 dicembre inaugureranno invece il Natale di Teramo, che si snoderà attraverso una serie di iniziative cariche di atmosfere nordiche. Casette di legno con prodotti e manufatti locali animeranno piazza Sant'Agostino e piazza Sant'Anna. Il Natale a Teramo partirà l'8 dicembre con i mercatini natalizi, che avranno l'ambizione di creare in città un'atmosfera simile ai centri storici del Nord Europa. Eccellenze locali e luoghi inediti per le casette di legno che li esporranno. Questa volta infatti saranno privilegiate due piazze diverse dalla classica Piazza Martiri, Piazza Sant'Agostino e Piazza Sant'Anna, un modo anche per curarne un restyling invocato da anni dai residenti. L'iniziativa rientra nel progetto più ampio Rinascita, curato dal Comune di Teramo, Provincia, Camera di Commercio e commercianti del centro storico. Quasi un mese di mercatino diviso in quattro fasce di date. Si sistemeranno su delle piazze importanti della nostra città come Piazza Sant'Agostino e Piazza Sant'Anna, che verranno addobbate con delle luminarie e con un arredo veramente molto molto particolare, cioè creeremo veramente due villaggi bellissimi con poi delle casette in legno che andranno a completare questo mercatino. La finalità del mercatino è promuovere tutto il territorio provinciale di Teramo con le eccellenze sia enogastronomiche sia artigianali, artistiche eccetera. Abbiamo già avuto la conferma da parte del Comune di Castelli, che esporrà nel nostro mercatino, per dirne una, ci sono tantissime aziende che già hanno aderito. Oggi presentiamo il disciplinare, da domani, quindi da sabato, sarà disponibile la domanda sul sito web del Comune di Teramo e presso gli uffici del Comune di Teramo. Quindi diciamo, ci prepariamo un mercatino che è completamente diverso e innovativo, magari per la nostra regione, non per il Nord Italia, dove questo genere di mercatino è già insomma, si fa da tantissimi anni, proprio per promuovere anche il territorio. Mercatino di Natale, che fa parte di un più grande progetto in cui la Camera di Commercio di Teramo è protagonista. Sì, è un grande progetto, un progetto importante, un fatto storico che gli enti pubblici insieme all'Associazione dei Commercianti e degli Artigiani si sono messi insieme. Questo progetto speriamo che dia una spinta propulsiva al rilancio delle attività economiche del centro, che sono in difficoltà, ma io credo a tutta l'economia di Teramo città capoluogo, che ha bisogno di essere riconosciuta per il ruolo che ha anche in ambito provinciale. Presentata la stagione dei solisti aquilani, che ancora una volta proporranno l'evento Musica per la città in occasione del 50° anniversario dei solisti. Vediamo. Il 2018 un anno speciale per i solisti aquilani, perché 50 anni fa, il 21 aprile del 68, si svolgeva presso l'auditorium del Castello dell'Aquila il primo concerto dei solisti, diretti dal loro fondatore e a lungo direttore stabile Vittorio Antonellini. Tanti gli appuntamenti in programma previsti nel corso dell'attività artistica 2018-2019, che vedranno i solisti ospiti delle più importanti società concertistiche in Italia e all'estero. Torna l'ormai consueto omaggio alla città dell'Aquila con Musica per la città, che prenderà il via il 14 novembre e si concluderà il 15 maggio. Una vetrina delle migliori produzioni che i solisti aquilani porteranno in Italia e nel mondo. Particolarmente impegnativo sarà poi il mese di dicembre. Dal 1 al 14, nella sede del Rettorato del Gran Sasso Science Institute, sarà possibile visitare la mostra dedicata alla storia dei solisti, curata dal professor Francesco Zimei. Il 4 dicembre ci sarà un concerto in collaborazione con il Festival Internazionale Le Strade d'Europa, Lituania e Italia, l'Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia e la Filarmonica Nazionale Lituana. Protagonisti della serata, i solisti aquilani, il quartetto d'archi Ciurlionis con Francesco Mammola al mandolino. Il 14 dicembre, nella sede del Rettorato del Gran Sasso Science Institute, si terrà invece il concerto di chiusura delle celebrazioni del 50° anniversario.
Un programma intenso, ma che rappresenta solamente una piccola parte di quella che sarà l'attività dei solisti aquilani nella parte appunto 18-19. Queste sono alcune produzioni che noi realizziamo e porteremo a livello nazionale e internazionale, alcune ci sembra giusto presentarle nella nostra città all'Aquila, quindi insomma avremo grandi musicisti che ancora una volta collaboreranno con i solisti aquilani. Voglio citare Marco Rizzi, Jorge Demus, oppure Andrea Lucchesini, Manuel Barrueco, insomma, e tanti altri. Come sempre saranno momenti di grande musica. Adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo ovviamente con la Serie B, seduta singola pomeridiana a porte chiuse per il Pescara in vista della trasferta di domenica sera a Palermo. L'allenatore Baby Billon ha perso Frank Kanute, che tornerà a disposizione a inizio 2019. Il centrocampista senegalese ieri infatti ha riportato la frattura della clavicola nel corso dell'allenamento. Per il big match dello stadio Barbera verrà probabilmente confermato l'11 che ha steso 4-2 il Lecce nel Tridente, dunque troverà posto una delle sorprese di questa stagione del Delfino. Manuel Marras, che si mostra fiducioso in vista della gara di domenica sera. Lo ascoltiamo. Manuel, allora, primo posto in classifica, ci si sente sempre bene quando si sta in alto, però all'orizzonte c'è questa partita col Palermo, big match della giornata, prima contro seconda. Sì, vabbè, sicuramente fa piacere essere lì in testa davanti a tutti, perché è una cosa meritata che abbiamo fatto con tutte queste partite meritate, e sicuramente affronteremo questa partita con, come è giusto che sia, con una squadra, contro una squadra fortissima, e noi rispettiamo tutti e andremo là però per cercare di far punti. Partita complicata in casa di una squadra che come voi nelle ultime settimane è spesso riuscita a segnare gol negli ultimi minuti. Sì, questa è dimostrazione comunque che anche loro sono un bel gruppo, che non mollano niente fino alla fine come noi. Non esistono partite semplici, non esistono partite impossibili. A Palermo quella del Barbera sarà una vera e propria prova di maturità per il Pescara. Ogni partita è una prova, poi sicuramente giocare contro una squadra che è sotto solo di un punto a noi normalmente fa piacere, perché è una bella partita. Poi a Palermo sicuramente l'atmosfera sarà fantastica, perché è un grande stadio, una squadra storica che era in Serie A fino a poco tempo fa. Sei stato grande protagonista nell'ultima gara casalinga con quell'azione che poi ha portato al cross di Memushai per il gol di Mancuso. A proposito di gol, manca un po' a Marras la prima rete con la maglia del Pescara? Sì, sicuramente, come ho detto, è una cosa che mi manca, che devo cercare di farla più presto, ma non deve essere una cosa che mi crea problemi, perché arriverà sicuramente. Nella partita giocata pochi giorni fa all'Adriatico è arrivata una doppietta di Nando Del Sole, un potenziale concorrente in senso buono per te sulla fascia destra. Ma anzi, è meglio così, perché la concorrenza positiva crea sicuramente spirito di gruppo e ci fa dare sempre il massimo in ogni allenamento. Nando è stato bravissimo, ci ha fatto vincere la partita e ha fatto due grandi gol. 11 giornate di campionato, bilancio positivissimo per il Pescara, ma molto positivo anche per Marras, che lo scorso anno, ricordiamolo, giocava in Serie C. Sì, io sono soddisfatto di quello che ho fatto fino adesso, sono tranquillo e cercherò di dare da qui a comunque alla fine il massimo di quello che posso dare. E ovviamente l'obiettivo della squadra è importante e stiamo facendo bene. Manuel, altro dato importante dell'ultima gara di campionato con il Lecce, l'aver ritrovato il grande pubblico, ma soprattutto il calore della curva nord, che non era mai mancato, ma che nella gara con i salentini è stato sicuramente molto più rilevante. No, si è fatto sentire, ce ne siamo accorti anche noi, tutta la squadra, e è una cosa importantissima. Sicuramente il pubblico da qui alla fine ci potrà dare una grossa mano. E domenica, in occasione della partita contro il Pescara che si giocherà alle 21 al Barbera, sarà osservato un minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio per onorare la memoria delle vittime del maltempo che ha colpito nei giorni scorsi proprio la provincia di Palermo. I rosanero scenderanno in campo infatti con il lutto al braccio per affrontare i biancazzurri di Pillon. Scendiamo in Serie C adesso, digerita la sconfitta di Fermo, Teramo ospita l'Albino Leffe senza Di Renzo e Lewandowski. Problemi di formazione anche per Alvini, i dubbi sono legati ai recuperi del centrocampista Giorgione e dell'attaccante Colombi.
Una settimana per dimenticare una sconfitta tutto sommato fisiologica, ma che non diventi però condizionante per il prossimo futuro. Il Teramo attende l'Albino Leffe, squadra che finora per il diavolo ha sempre rappresentato un bel problema, perché non l'ha mai spuntata negli ultimi anni e perché quello di dopodomani non è un vero e proprio scontro diretto, ma il cuscinetto di punti che il Teramo ha messo tra sé e le ultimissime è un patrimonio inestimabile da conservare e se possibile anche aumentare. Per questo Maurizi non vuole cali di tensione. Tra i pali non avrà l'infortunato Lewandowski per il problema alla membrana dell'orecchio sinistro che gli farà saltare probabilmente 4 gare di campionato, ma il sostituto di Coppa, Francesco Pacini, ha dimostrato di avere le qualità per non farlo rimpiangere. In difesa le conferme per Caidi, Speranza e Piacentini, mentre è probabile che nei 5 di centrocampo possa esserci qualche variazione, a partire da Ventola, che scalpita per giocare dall'inizio. A questo punto dovrebbe aver convinto il tecnico a dargli una possibilità dal primo minuto. Se giocherà a destra, come appare scontato, dalla parte opposta il vero dubbio è legato alla conferma di Mastrilli oppure allo spostamento di Fiordaliso su una banda sulla quale non ha ancora giocato finora. In mezzo Proietti sembra aver convinto, affermo, e a meno che non voglia riproporre come faceva Zichella il doppio play, l'allenatore biancorosso ha scelte praticamente fatte con Spighi e De Grazia. Davanti fuori causa ancora di Renzo e con Piccioni che mercoledì non si è allenato, potrebbe starci anche una possibilità di mini turnover con Barbuti in avvio insieme a Bacio Terracino e con Zecca e lo stesso Piccioni pronti a subentrare. Nell'Albino Leffe fuori sbaffo per qualifica, in difesa c'è l'esperto Gavazzi. Alvini spera di avere a disposizione Giorgione in una mediana con Romizzi e l'ex aquilano Francesco Agnello. In attacco altro giocatore da recuperare è Matteo Colombi, mentre sarà della partita certamente l'ex maceratese Couco insieme al 98 Ravasio. Il Teramo deve tirarsi su dopo aver fatto poker ed essersi fermata sul più bello, seppur con la capolista fermana. Direzione di gara affidata a Francesco Cosso di Reggio Calabria per una gara davvero da non fallire. Scendiamo in Serie D adesso perché tra pochi minuti scende in campo l'Avezzano nell'anticipo della giornata di campionato, lo farà con il Sant'Arcangelo. Allora andiamo a vedere la formazione bianco-verde, eccola qua, la novità è che non c'è Federico Fanti in porta, il suo posto è preso dal 99 Alessio Sinato, poi Puglielli e Kras, Conti, Menna e Sbardella che rientra dopo tanto tempo, Alessandro, Deramo, Dos Santos, Cerone e Pellecchia. In panchina ovviamente oltre a Fanti, Schirone, Tariuk, Di Gianfelice, Besana, Bianciardi, Di Paolo, De Rocis e Dosa. Impegno importante per l'Avezzano, ultima della classe. Allora andiamo a vedere come presenta la partita l'allenatore in seconda, biancoverde, Paolo Lanera. Beh, un incontro che deve essere preparato come sempre, come si sono sempre preparati questi ragazzi. Anzi, adesso che mentalmente sta migliorando un po' la situazione a livello anche individuale, collettivo, e lo dimostrano le prestazioni che abbiamo fatto, prestazioni che non corrispondono ai punti che abbiamo guadagnato, perché secondo me dovremmo avere quei 7-9 punti in queste tre partite passate. Partite dove i ragazzi hanno espresso un gioco, una qualità di gioco, anche un'intensità e una voglia di essere squadre, di vincere, molto importanti. È chiaro che si va a Sant'Arcangelo con l'obiettivo di sbloccare questa situazione che non ci porta alla vittoria già da parecchio tempo. Quindi loro devono stare solo tranquilli e lavorare in quel senso, come hanno sempre fatto, chiaramente alzando sempre l'asticella, chiaramente cercando sempre di migliorare ogni seduta d'allenamento, ogni prestazione. È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale, secondo appuntamento con l'informazione alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e io vi auguro un buon proseguimento di giornata.